Beh, soddisfatti per il carattere, per la qualità che abbiamo espresso prima dell'espulsione, perché per la voglia di provare a vincerla anche in 10, per tutto. Oggi è solo a fare i complimenti a tutti quanti, perché abbiamo fatto una grande prestazione. C'è un po' di rammarico perché l'espulsione è un po' dubbia, però ci può stare. E venire qui contro una squadra forte come il Palermo, che era seconda in classifica, e anche in 10 dimostrare di avere questo carattere, penso fa ben sperare per il futuro. E ci tengo a precisare, anche prima ho fatto intervista su Eleven, ho letto le mie dichiarazioni e sono state travisate, perché io non ho detto assolutamente che possiamo vincere contro chiunque in 10, ho detto che abbiamo provato a vincerla in 10 anche contro il Palermo, che è una squadra forte, quindi questo dimostra la nostra forza. E quindi oggi da fare complimenti a tutti, e sono orgoglioso dei ragazzi e di tutti. Sì, non diciamolo troppo forte, che poi dopo Insidia è sempre dietro l'angolo. No, sto bene, mi diverto, è una squadra forte davanti, il mister preparerà bene le partite, per me è più facile pensare solo a parare, c'è poco da fare, il direttore ha costruito una squadra forte, il mister lavora benissimo sull'aspetto difensivo, difensori fortissimi, e quindi per me è più facile poter dimostrare il mio valore, e quindi sono contento di come sto facendo io, come sta facendo la squadra, e speriamo di continuare così. Secondo me possiamo fare ancora meglio. Possiamo e potevamo fare meglio, però ho detto, come l'ho detto tante volte, considerando da come siamo partiti, tu eri presente con noi in ritiro, hai visto come eravamo messi purtroppo con i casi Covid, non abbiamo fatto la preparazione praticamente, sei testimone tu, essere primi con più 7 sulla seconda a fine giro d'andata è tanta roba. C'è un po' di rammarico perché avevo buttato dei punti per strada che sicuramente avremmo potuto fare meglio, però il bicchiere è mezzo pieno, anzi anche un po' di più, quindi speriamo di poter continuare così e di fare un giro di ritorno migliore, perché secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento. Non lo so, nemmeno me le ricordo sinceramente, è stato talmente tanto in trance agonistica oggi, perché ci tenevamo così tanto a fare i punti qui, dimostrare la nostra forza, che non mi ricordo nemmeno che parate ho fatto, quante ne ho fatte sinceramente, quindi l'importante era solo portare i punti a casa. Sinceramente io ho visto un fallo grave, avevo pensato che l'arbitro avesse fischiato fallo, quindi sono andato lì perché il giocatore del Palermo era già ammonito, quindi sono andato lì per chiedere la seconda ammonizione, invece non ha fischiato nemmeno fallo l'arbitro e mi ha ammonito a me, quindi oltre il danno la beffa, però non fa niente, insomma dopo una partita del genere penso che sia riduttivo parlare degli episodi arbitrali, penso che dobbiamo parlare più del Bari, perché abbiamo fatto una grande prestazione di carattere, abbiamo dimostrato la nostra forza. Purtroppo gli arbitri possono sbagliare, a volte sbagliano a nostro favore, a volte sbagliano contro, quindi andiamo avanti, va bene così. Sì, ma partiamo dal presupposto che siamo tutti giocatori forti, quindi quando una squadra è forte e prepara bene le partite, poi è normale che si diverte in campo e si diverte anche fuori, perché siamo un bellissimo gruppo, penso che lo stiamo dimostrando, quindi come ho già detto possiamo fare ancora meglio, perché primo tempo in 11 contro 11 dovevamo passare in vantaggio, perché secondo me queste partite poi cambiano se passi in vantaggio, però ho detto grande dimostrazione di forza e come dice sempre il mister possiamo migliorare ancora, e quindi ci fa ben sperare per il futuro. Questa partita, quella di oggi, era facile da preparare perché giocavamo contro una squadra forte che in casa ha sempre vinto a parte due pareggi, scontro diretto, quindi era più facile preparare sotto l'aspetto mentale. Ora verrà una partita difficile contro una squadra ostica che all'andata ci ha messo in difficoltà, partita prima delle vacanze, di sera 22 dicembre, quindi abbiamo tutto da perdere e qui dobbiamo dare ancora un segnale forte, perché sarebbe diciamo un errore gravissimo sottovalutare l'avversario, sottovalutare l'impegno e non giocare con la stessa mentalità con cui stiamo giocando le ultime partite. Quindi il nostro unico pensiero adesso è ricaricare le batterie e preparare mentalmente la partita di mercoledì, che sarà una partita sicuramente difficile e dove abbiamo tutto da perdere.